completare questo Yachting Festival Sorrentino, l'arrivo del veliero Royal Clipper. Con la brezza che c'è stamattina, 16 agosto, ci aspettavamo che entrasse con le vele spiegate, mentre invece è all'ingresso della Bocca Piccola di Capri, le ha rientrate ed è rimasto solamente con le terzaiole. Sarebbero quei fiocchetti di ogni stagione, vedete sono 5 a partire dall'albero di Confesso. Una bellissima imbarcazione che puntuale arriva nelle nostre acque, normalmente il lunedì, ma in questo periodo sta svolgendo una crociera di lusso di Ferragosto, circa 15 giorni. Una cifra di 10.500 dollari, toccando porti eccezionali, piccoli, accoglienti e di gran classe. Monte Carlo sarà la sua meta finale, ma intanto arriva da Taormina. La notte scorsa era a Taormina. Non sono molti i passeggeri di questa imbarcazione. Eccola, al traverso del Vesuvio. Tutte le vele sono rientrate, adesso si avvicina al posto di fonda che normalmente è a circa 0,5-0,8 miglia dal porto di Sorrento. Molto spesso si avvale di un'imbarcazione per sbarcare e imbarcare rapidamente i suoi passeggeri. Forse la vediamo di già qua, eh? Un'imbarcazione che arriva da Amalfi. I barcaioli che vanno nella Grotta dello Smeraldo. E certe volte lo fa con i suoi mezzi, non con le scialuppe di salvataggio, ma con un apposito mezzo. Le persone non sono tantissime. Al moletto del porto di Sorrento, dedicato all'approccio crocieristico, c'è già la vigilanza. Di questo festival, Yachting Festival di Sorrento, è proprio questa bellissima imbarcazione, non di per sé, perché è una costruzione recente, relativamente recente, in quanto lo scafo è in ferro, le vele sono controllate, ma perché copia, è la copia precisa di un antico veliero, un Kuttisak tedesco, precisamente prussiano, degli inizi del secolo del Novecento. È una copia voluta da questo armatore di navi piccole da crociera per toccare piccoli porti, piccole cale. Molto spesso lo vediamo a Ponza o posti impensabili per altre navi come Agropoli, Crotone, per visitare l'area archeologica di Crotone. Ed è la storia della marineria. Anche nel Golfo di Napoli generalmente non è mai stato prodotto un'imbarcazione a 5 alberi. Normalmente i nostri erano brigantini a 3 alberi, pari grandezza, con le vele miste, non solo vele a quadre, ma anche vele tipo ladina. E qua facciamo riferimento al bellissimo volume, quando sulle spiagge crescevano gli alberi erano proprio queste delle navi di armatori che erano prima dei latifondisti come i Ciampa, queste navi per trasportare sull'altra riva dell'Atlantico, sulle coste americane, aranci, noci e limoni. Lo seguiamo fino al momento in cui getta l'ancora dal fondo.
vediamo un grande movimento sulla prua, anche col binocolo, perché molto probabilmente è tutto automatizzato.